Bentornati a Coffee Break, buon sabato, manca poco più di una settimana al voto del 4 marzo e ovviamente anche questa nostra puntata è dedicata in gran parte alla politica, ma non solo, perché l'altro tema che come sapete ci sta molto a cuore è la questione del lavoro. Adesso ne parliamo. Intanto sul versante politico due interviste a Laura Boldrini e a Matteo Salvini, diciamo un confronto a distanza tra due esponenti politici che certo non si amano. La presidente uscente della Camera stigmatizza le parole e le dichiarazioni di Salvini a proposito di clima che si respira in Italia, esprime però solidarietà a tutti le vittime dei recenti episodi di violenza e poi dice una cosa molto rilevante dal punto di vista politico: se mai ci fossero larghe intese, noi di LeU, cioè di Liberi e Uguali, non prenderemo parte, non parteciperemo ad un eventuale governo di grande coalizione. E poi i temi cari al leader della Lega, che dà intanto appuntamento alla manifestazione della Lega a Milano, una grande manifestazione in Piazza Duomo, dice, anzi non esclude, che forse i tre principali leader della coalizione di centrodestra potrebbero essere tutti e tre sullo stesso palco. Parla ovviamente di quale Europa vorrebbe e anche lui commenta gli episodi che hanno segnato questi ultimi giorni, episodi brutti che hanno segnato questi ultimi giorni di campagna elettorale. Poi la parte dedicata ai nostri servizi che indagano il mondo del lavoro con le tante sfaccettature, le sfaccettature per esempio di chi rischia di perdere il lavoro, come una serie di dipendenti di un'azienda di Roma si dedicano al trasporto, alla cura dei disabili e per un cambio d'appalto rischiano il posto di lavoro. Il lavoro dei call center, dove in una città di frontiera della Puglia, Taranto, a quali condizioni, con quali stipendi da fame si lavora in questi call center. E poi la storia di un restauratore che a Roma lavora anche a una delle cupole di San Pietro, quindi alla grande eccellenza italiana, che viene mandato a casa in 4 e 4-8. Poi anche esempi in positivo del cosiddetto welfare aziendale, cioè aiutare, favorire i propri dipendenti, come fa una banca a Genova, ha già messo un asilo nido, adesso anche una palestra per i propri bancari. E poi sempre a Taranto un'azienda d'eccellenza che fa innovazione e fa ricerca, perché il Sud è anche questo. Ecco, tanto per darvi un'idea di quali saranno i nostri temi. Ma adesso cominciamo con la politica. Allora sentiamo Matteo Salvini e poi Laura Boldrini. Allora, bentornato a Matteo Salvini. Grazie, grazie per l'invito. Buon Dove giovedì. È candidato Salvini? In Lombardia, in Sicilia, in Calabria, in Liguria e a Roma. Ecco, questo lo diciamo sempre per chi ha intenzione di andare a votare, poi si regolerà come crede. Senta, entriamo subito nel merito. Alcuni episodi di violenza stanno segnando questa campagna elettorale. Ieri Amnesty International ha detto che ci sono messaggi molto violenti che arrivano soprattutto dal centrodestra e dalla Lega. Come replica? Io voglio andare al governo per sconfiggerla questa violenza. Alle idee si risponde con le idee. Io non so di che tipo di messaggi violenti stiamo parlando queste persone. Voglio serenità, un'Italia tranquilla che convive pacificamente fra immigrati regolari e italiani, che combatte la criminalità, la violenza di qualunque colore politico. Noi sabato pomeriggio siamo a Milano in Piazza del Duomo alle 3, sarà una festa, non sarà un comizio, una festa delle famiglie, coi bambini, coi nonni, poliziotti e carabinieri saranno lì tranquilli, senza temere nulla. E mi auguro che tutti gli altri possano fare lo stesso. Tranquillità, ma a me la gente in giro per l'Italia chiede lavoro e tranquillità. Senta, è passata un po' sottotono la notizia che lei si è sentito al telefono col suo nemico, tra virgolette, Matteo Renzi, a proposito del rinnovo dei vertici dei servizi segreti, che erano in scadenza
E diciamo, il vostro accordo che cosa in pratica, a cosa fa porta? Al fatto che si deciderà dopo che ci sarà un eventuale nuovo governo il rinnovo, no? È una roba normale, che qualunque padre di famiglia, qualunque negoziante, se ha il contratto d'affitto che gli scade fra una settimana, non è che fa investimenti per cambiare il negozio, aspetta che gli rinnovino il contratto d'affitto e poi spende i suoi soldi. Non è normale rinnovare delle cariche importanti di qualunque tipo e di qualunque colore. Beh, soprattutto poi dei prima che gli italiani votino fra 10 giorni. Ma invece il governo Gentiloni voleva fare questo, si volevano evidentemente rinnovare? Sì, no. Non è serio. Cioè ha trovato un alleato in Renzi, no? No, ma io curioso. No, se c'è una battaglia giusta da fare, e questo è rispetto nei confronti degli italiani, altrimenti dicono: ma perché io voto? Questi nominano i loro amici 10 giorni prima del voto, a prescindere da quello che voto io. Facciamo votare gli italiani e poi rinnovi tutte le cariche di questo mondo. Eh certo, perché poi si vedrà se c'è un governo che avrà una maggioranza, ovviamente in questo senso vuole scegliere uomini di propria fiducia, ripeto, ai vertici di organismi così cruciali e importanti. Senta, in Francia è stata presentata una modifica, anzi una riforma dell'immigrazione in senso più restrittivo. Ma guarda, le piace casa. Macron adesso? Beh, Macron era mica il campione dell'europeismo, della simpatia, il campione della sinistra. Cosa fa di così strano? Dice stop, sono troppi. Quindi gli immigrati economici no, non avranno asilo politico in Francia. Anzi, dovremo fare più in fretta a espellere chi non ha diritto a rimanere in Francia. È esattamente il progetto di Italia che ho io. Se lo fanno i francesi con un colore politico diverso, in maniera sobria ma ferma, è una conferma del fatto che in Italia non possiamo ospitare tutto il resto del mondo, bisogna mettere dei limiti, dei controlli, delle regole, quindi ben venga questa riforma francese. Senta, come li scovate, Berlusconi mi pare ha parlato di 600.000 migranti, no, irregolari, come li scovate e come fate a rimpatriarli? Molti non hanno documenti, per esempio, come fate? No, chiunque sia qua ha fatto domanda di asilo politico, quindi dice io venivo dalla Nigeria, io venivo dal Bangladesh, io venivo dal Pakistan o dalla Costa d'Avorio, è stato scoperto che non scappava dalla guerra, è qua che vive senza casa e senza lavoro, sono difficilmente quantificabili, però i sindaci lo sanno. Mm. Ieri ero a Caserta, si sapeva che all'hotel Houston di Caserta c'erano clandestini, spacciatori, scippatori, quindi comune per comune, con le buone maniere, la polizia, i carabinieri, la polizia locale fa il suo lavoro, identifica, trattiene e poi coi paesi di provenienza bisogna migliorare gli accordi che ci sono. Ecco. Bisogna migliorare, perché non tutti i paesi sono disposti ad accogliere voli di rientro. Però siccome molti di questi paesi, penso alla Tunisia, immigrati, hanno soldi che arrivano dall'Italia, hanno soldi che arrivano dall'Unione Europea, hanno dei vantaggi, ci importano l'olio tunisino in Italia senza dazio, danneggiando le nostre imprese, quindi è chiaro che non puoi avere solo vantaggi. Se mi mandi dei delinquenti, te li riprendi. Come facemmo con l'Albania quando eravamo al governo col ministro Castelli. Un accordo anche per rimpatriare i detenuti stranieri, che sono quasi 20.000 nelle carceri italiane. Mm. Senta, le voglio chiedere un'altra cosa a proposito di Europa, no? Perché sì, l'Europa certo con la questione migranti ci ha aiutato molto poco, non ci ha aiutato per niente. Ieri ho visto, le è piaciuta molto una battuta fatta proprio qui a Coffee Break dal Borghi, da Claudio Borghi, che è il vostro economista, uno degli economisti di riferimento, che ha detto chiedere più Europa, come fa per esempio il Partito Democratico, o più Europa della Bonino, è come il coniglio nella gabbia con le faine che chiede più faine. Questa è la battuta, no? Ma lei come intende, se riuscisse ad andare al governo, come la cambia l'Europa? Chiedendola il cambiamento di alcuni trattati e di alcune regole che penalizzano gli italiani. La direttiva Bolkestein mette all'asta le spiagge italiane e i mercati ambulanti italiani alla prima coop, alla prima multinazionale straniera di turno. Invece su quelle spiagge e su quei mercati c'è gente che ha investito, che ha faticato, che ha sudato e quindi va riconosciuto. La direttiva sulle banche, noi non la votammo. Altri la votarono, quando noi non la votammo dicemmo attenzione perché poi pagheranno i risparmiatori, e dicevano no, Salvini esagera, dice non sarà il così bail-in. Il no, bail-in, perché stanno arrivando regole più stringenti per i crediti deteriorati. Perfetto. E lì, e quindi bisogna mettere l'interesse italiano davanti o quantomeno di fianco alle normative comunitarie, perché fino ad oggi i governi hanno fatto l'esatto contrario. C'è la norma che arriva da Bruxelles, mi danneggia gli artigiani, mi danneggia i commercianti, mi danneggia i pensionati.
E però me lo chiede l'Europa. E ragazzi, se l'Europa mi chiede di buttarmi nel pozzo, io da Presidente del Consiglio non è che butto gli italiani nel pozzo perché me lo chiedono. Quindi serenamente, ricontrattando questi trattati, perché possiamo ricontrattare? Perché noi diamo 20 miliardi di euro ogni anno all'Europa, quindi non siamo lì gratis. Io ti pago e quindi quantomeno non danneggiarmi. Posso chiedere una cosa? La sua posizione è chiarissima, però come lei sa meglio di me, bisogna creare alleanze in Europa. Ecco, io questo le voglio chiedere. Con chi? Ma alleanze ci sono tanti con chi? Governi che si stanno ponendo su questo fronte. Togli la Germania, che ovviamente detta legge su tutto, si è inventata una moneta tedesca spacciandola per moneta europea, e sta guadagnando sulla pelle di tutti gli altri, però ci sono i governi austriaci, ungheresi, polacchi, anche i governi del Mediterraneo di diverso colore politico, la Spagna, il Portogallo, pensiamo come hanno ridotto la Grecia, quindi ci sono diversi paesi che finalmente dicono pensiamo però anche all'interesse dei nostri cittadini. Quindi è un lavoro che richiede un tempo medio-lungo, forse una legislatura. Beh, ma nell'arco dei 5 anni tu delle regole le cambi, alcune le devi cambiare prima. La direttiva Bolkestein entra in vigore nel 2020, quindi tu devi farlo veloce. Sui risparmiatori tu devi intervenire in fretta per evitare che altre banche saltino e altri italiani vengano truffati. Io sono stato a Ferrara, ci sono ancora 28.000 piccoli azionisti, ma non lo speculatore, non Soros, quelli che hanno messo la liquidazione, i pensionati da 20-25 mila euro che hanno perso tutto. E secondo la regola europea non avranno indietro una lira. E non, bisogna ricontrattare questa regola europea che è sbagliata. E dal suo punto di vista tutti i risparmiatori vanno rimborsati? Assolutamente sì, al prezzo di acquisto, anche di obbligazioni e azioni. Perché quelli che le tengono perché la banca ti ha detto guarda tieni l'azione della mia banca tanto ci conosciamo da 30 anni è come se fosse nel cassetto di casa tua, questa è truffa, questi non sono speculatori, anche perché la Costituzione italiana a cui tutti si richiamano prevede che la Repubblica tutela il risparmio in ogni sua forma, quindi un conto sono quelli che compravano, vendevano, se tu avevi la stessa obbligazione, la stessa azione da 10, 15, 20 anni è chiaro che era un fondo di risparmio, non era un fondo speculativo e quindi vai risarcito. Senta, voglio chiedere una cosa, sempre sulla 7, ieri Berlusconi un po' ha corretto il titolo, insomma, rispetto a quell'operazione sta definita di scouting nei confronti dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, lei subito aveva fatto sapere non vogliamo profughi, insomma, da altri partiti, ha detto, insomma, facevo dell'ironia, va bene, nel senso, soddisfatto della rettifica? E bisogna stare attenti anche con l'ironia, perché c'è tanta gente che ha fame, che ha un lavoro precario e che sta pensando di lasciare l'Italia. Quindi l'ultima cosa di cui c'è bisogno in campagna elettorale è l'ironia, la burla, lo scherzo. Perché molti mi dicono, io ti voto, mi fido, altri mi dicono, mi piaci però non so se vale la pena andare a votare. Quindi se lanci un messaggio prima delle elezioni che chiunque venga votato e poi io faccio l'accordo con quell'altro e poi io cambio partito e poi faccio le larghe intese, no, io starei molto attento a scherzare, io chiedo non il voto, la fiducia degli italiani per un progetto d'Italia della Lega e di centrodestra. Chiaro che non puoi imbarcare chiunque, perché se vinciamo, chiaro che poi arrivano tutti, ma se fino a ieri hanno detto una cosa opposta alla mia, non posso prenderli in squadra. Senta, a proposito di questo, a proposito di rassicurazioni e rapporti tra alleati, no? Mi pare che Berlusconi ormai da tempo va ripetendo, se il PD perde le elezioni non si illudesse di andare al governo magari con un suo esponente scelto dal Presidente della Repubblica e che se non ci sarà nessuna maggioranza possibile bisogna tornare quanto prima al voto con questa legge elettorale. E però, nonostante queste rassicurazioni, per quanto riguarda lei da parte di Berlusconi e quanto dice Renzi, analogamente, niente larghe intese, i commentatori, chi conosce la politica, continua a dire attenzione, tanto quello sarà un approdo quasi obbligatorio. Allora, prima domanda, è rassicurato da quello che dice Berlusconi o non si fida? Io mi fido di quello che mi stanno dicendo gli italiani che incontro nelle piazze, nelle fabbriche, nei mercati, nelle aziende. Ed è un dibattito lontanissimo da quello di alcuni giornali. I cosiddetti commentatori vivono su Marte. Il paese reale non è qua a chiedersi ma la legge elettorale, lo scorporo, il collegio, il grande inciuccio. Mi chiedono più lavoro e per lavoro intendono lavoro, non il contratto di una settimana a 2 euro. Più lavoro e più sicurezza.
E quindi questo siamo in grado di garantire. A volte lo dico da giornalista, leggendo i giornali la mattina e avendo incontrato 1000 persone la sera, ti rendi conto di come ci sia un'Italia reale e l'Italia dei giornali o dei dibattiti televisivi. Che autoreferenziale, dice lei. Assolutamente, che parla a se stessa. La gente chiede chiarezza, onestà, onestà. C'è ancora troppa corruzione. Io ieri ero in provincia di Napoli e poi a Caserta. Non si può in provincia di Napoli pagare una tassa rifiuti più alta che nel resto d'Italia e poi sentire che su quei rifiuti c'è gente che ci fa i quattrini e la gente intanto ci muore. Quindi una lotta senza quartiere alla corruzione sarà una delle nostre priorità. Questo che dicevo, scusi se insisto. Si fida di Berlusconi? Lei sì, Berlusconi? Io mi fido di quello nel che. Nel futuro non lo vede insieme a Renzi no, in un governo? No, mi fido del fatto che gli italiani ci daranno una tale maggioranza per che cui dice, sarà impossibile sarà andare in giro. Bisogno. E poi c'è un programma firmato, ripeto. Ecco. Non c'è Salvini che viene a Coffee Break e dice: mi piacerebbe cancellare la legge Fornero. E uno dice: eh beh, bravo, ma sei da solo. No, è firmato. Mi piacerebbe cancellare lo spesometro perché fa perdere un mucchio di tempo a chi lavora e ai commercialisti. C'è scritto. Qui non è il mi piacerebbe, c'è scritto, vinco, lo faccio, se non lo faccio mi spernacchiano, giustamente cambio mestiere. Se lo faccio mi diranno bravo, finalmente uno che passa dalle parole ai fatti. Senta, questa legge elettorale è fatta perché ognuno sottolinea ed evidenzi le proprie differenze, ma secondo lei prima della fine della campagna elettorale vedremo i tre leader del centrodestra? Io ho fatto un invito per il primo marzo no? A Roma. Noi il primo marzo Meloni siamo abbia già aderito. Perfetto, metto a disposizione però la nostra dice, piazza. Non sono stato invitato, ha detto stamattina. Non so, manderemo formale mandateli invito. Mandiamo, lo chiami, insomma. Mandiamo le partecipazioni. Ma secondo lei alla fine verrà? Perché qui da noi ha detto, a volte serve più la televisione, arriviamo a più persone. Perfetto, va bene la televisione, va bene Facebook, va bene Twitter. Però l'Italia vera non la raggiungi solo in televisione. Se non vai a incontrare gli operai di un'azienda che proprio stamattina sta incontrando i vertici aziendali per un fallimento, la Tecnowind di Fabriano, non ti basta la televisione, lì devi ascoltare davvero quell'operaia che dice per me sarebbe la fine e lavoro non è. Pensate che in quella fabbrica venivano convocati tramite WhatsApp alle 4 del pomeriggio per andare a lavorare la mattina. Ecco, non è il paese che voglio lasciare ai miei figli, quello dove lavoro è il WhatsApp del dirigente che ti dice guarda che domani mattina devi venire in fabbrica. Non è lavoro questo. Le voglio fare, ma insomma scusi no, perché alla fine mi sono. Sì, io conto perso che ci siamo tutti e tre. Ci sarete primo, tutti e tre, il primo marzo di sì. A Roma. Le faccio due battute finali. Prego. La prima, i detrattori di uno dei cardini del vostro programma elettorale comune, la flat tax, dicono: se fosse quella meraviglia che il centrodestra racconta, ma perché altri paesi importanti come l'Italia non l'hanno applicata? Come risponde? È la riforma fiscale che sta applicando Trump negli Stati Uniti, che non è un paesello, che abbassando pesantemente le tasse per le famiglie e per le imprese ha già nelle prime settimane raggiunto l'obiettivo di far tornare tante imprese a investire negli Stati Uniti, ad aumentare gli stipendi e ad assumere persone. Il problema dell'Italia non è rispettare vincoli inesistenti, è far ripartire il lavoro. Se la gente lavora, sorride, fa figli e spende e ci paga le tasse. Se la gente non lavora, continuiamo ad andare indietro come è successo negli ultimi anni. Senta, mi pare che così i ministri stamattina vara la riforma dell'ordinamento penitenziario. Una follia. E si annunciano già, diciamolo, se no non siamo schizofrenici, misure, un'estensione delle misure alternative al carcere, maggior tutela del diritto all'assistenza sanitaria, possibilità di concedere messaggi e internet per i colloqui, no? Tra i detenuti e i familiari. Perché al è contrario? Di là di questo, io domando a chi ci guarda da casa, io farò l'esatto contrario. Se in un momento di crisi sociale ed economica come questa è saggio dire che chi viene condannato a 4 anni di pena definitiva, molestatori, spacciatori, non va in galera. Cioè se hai una condanna inferiore ai 4 anni non va in galera e te ne stai a casa. Secondo me occorre aumentare la certezza della pena e chi sbaglia paga. Ma avere un Consiglio dei Ministri che stamattina invece di parlare di nuove carceri e di più sicurezza mi lascia liberi migliaia di spacciatori per decreto, secondo me è una follia. Mi dice solo una cosa proprio sulla scia di questo ragionamento, glielo volevo chiedere forse da tempo, ma per lei il carcere deve essere riabilitativo, rieducativo o punitivo, no, come negli Stati Uniti? Io sono della città di Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, quindi rieducare, però se vieni condannato a 20 anni
sta in galera. Te li devi fare tutti, dice lei. Non è che con indulti, sconti di pena, svuota carceri, anche perché in carcere i veri ostaggi, troppo spesso, sono le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, che non hanno tutele, non i carcerati. Quindi io non voglio condannare a morte rispetto. Nessuno. Però se spacci droga davanti alla scuola di mio figlio, vai in galera. Non è che esci di galera. Allora, grazie Salvini, mandi un messaggio a Berlusconi, lo inviti lei personalmente, così va bene, magari lo chiamo a suo nome. Vi vedranno, grazie, troppo onore. Intanto vi aspetto vi sabato pomeriggio in Piazza insieme. Duomo a Milano e sarà una festa della non violenza e del futuro. Grazie Salvini, grazie, buon lavoro, si tenga a fondo perché la campagna elettorale, per la campagna elettorale ci vuole un fisico bestiale. No, grazie. Ci vorrà il fisico per comandare dopo. Arrivederci. E allora do il buongiorno alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, candidata per Liberi Uguali. Buongiorno Presidente. Sì, buongiorno a voi. Allora le chiedo subito, come facciamo con tutti gli ospiti politici, dov'è candidata? Sono candidata a Milano e in Lombardia, infatti mi trovo qui a Milano in questo momento. Ecco, allora la prima cosa che le voglio chiedere è questa: è vero che è rimasta molto colpita dal finanziamento della sua campagna elettorale, cioè il crowdfunding di tante persone che la stanno sostenendo? Beh, adesso insomma tante persone, sembra che stiamo acquisendo delle cifre esorbitanti. No, non sono cifre esorbitanti, però sono piccole cifre, un euro, 5 euro, 10 euro su una piattaforma che mi è stata offerta appunto da questi volontari della rete, che hanno deciso di reagire anche alla violenza che viene purtroppo buttata addosso a chi appunto fa una politica che viene considerata in qualche modo, che ne so, pericolosa forse, perché veicola messaggi appunto di solidarietà, messaggi di inclusione che punta sui diritti delle donne. Allora, a fronte di questa violenza che specialmente il leader della Lega mi ha buttato addosso, c'è stata una reazione delle persone spontanea, si sono conosciute in rete, la rete che ha anticorpi e che reagisce, e mi hanno regalato questa piattaforma, per cui si chiama appunto Conta su di me. Ci si accede attraverso il mio sito e lì si può aderire alla campagna elettorale organizzando eventi, sì, o facendo parte appunto della mia organizzazione o facendo anche delle piccole donazioni. E allora mi sembra il modo più intelligente di trasformare l'odio invece in qualcosa di positivo. Quindi no, gliel'ho chiesto perché, sì, perché la domanda era: è rimasta sorpresa, faccio questa premessa perché lei citava Salvini, no? Salvini, poi ognuno la può pensare come crede, diciamo è indicato come un leader divisivo. Lei si ritiene una leader divisiva? Ma dipende cosa si intende per divisivo. Io certamente non sono apprezzata da tutti, non sono apprezzata da tutti perché parlo chiaro, perché porto avanti a testa alta le mie battaglie, perché non mi nascondo e perché da Presidente della Camera comunque mi sono occupata di questioni sociali che danno fastidio, che sono urticanti. Appunto mi sono occupata delle periferie delle nostre grandi città, dei diritti delle donne, mi sono occupata appunto della diseguaglianza e quindi tutto questo per alcuni è insopportabile. È insopportabile sia che una donna possa rivestire la terza carica dello Stato e per di più una donna che rappresenta questi valori. Quindi se lei mi dice se io sono, come dire, ben voluta da tutti, apprezzata da tutti, la risposta è no. È no perché appunto porto avanti queste battaglie e dunque non ci può essere un placet generale. È stata molto chiara. Senta, le voglio chiedere un'altra cosa. Insomma, ancora pochi giorni molto intensi, infuocati, di campagna elettorale, poi il 4 marzo si andrà a votare. A proposito di campagna elettorale, pochissimi, quasi inesistenti i duelli tra leader, ha fatto eccezione proprio del duello qui sulla 7 tra lei e Salvini, pochissimi manifesti elettorali nelle città. La domanda è: ma non è che il sistema tutto stia dichiarando l'inutilità del voto, vista anche questa legge elettorale?
Beh, mi auguro di no, Pancani. Mi auguro che non sia questa la lettura. Credo che ci sia un nuovo modo di fare campagna elettorale. Come dicevamo prima, molto è sulla rete. Questa è la prima campagna elettorale digitale. Dunque, molto del confronto si è spostato sulla rete, con tutto quello che implica la rete, perché appunto la rete poi non è regolata rispetto invece all'informazione mainstreaming. Poi credo anche appunto che la mancanza del confronto sia una diminuzio. A me hanno chiesto di farne uno con Salvini e io lo aspettavo questo confronto, era da tempo, ci tenevo moltissimo, perché specialmente sulle tematiche dell'immigrazione è evidente che Salvini usi questo tema in modo strumentale, non conoscendo la materia, e dunque ho voluto andare a fondo e ho capito che erano appunto le sue parole, perché evidentemente Salvini non è mai entrato in un ufficio immigrazione, non ha mai trattato con i paesi di provenienza e non sa quanto sia complicata questa materia. Io gli avevo anche consigliato di farsi una chiacchierata con l'allora ministro Maroni, perché non è come dice lui, e dunque per me il confronto invece è importante. Mi dispiace che non ce ne siano altri, però vuol dire che c'è un po' di timore a mettere a confronto le proprie idee, come se si temesse sulla sostanza delle proprie idee, e questo denota anche la stoffa dei leader. Senta, mi permetta se vado oltre la polemica. Prego. Sui migranti. Le voglio chiedere un'altra cosa, si aggancia questa domanda a quella precedente. Ieri le leader, devo dire, di due partiti alleati del PD, cioè Emma Bonino e Beatrice Lorenzin, si sono rivolte a Renzi e hanno detto: se ci dovessero essere larghe intese, queste le possiamo fare soltanto con Forza Italia, tenendo fuori i cosiddetti sovranisti, populisti, insomma mettiamola come vogliamo, cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle, e con Gentiloni Premier. Le domando, lei crede davvero che se non ci sarà un vincitore andremo verso larghe intese, e l'EU, il suo partito, potrebbe far parte di questo governo? Allora, io non so se andremo verso le larghe imprese. Sembrerebbe di sì, da quello che si legge sui giornali. Vedo che anche non c'è, come dire, un contraddittorio molto vivace tra Renzi e Berlusconi. Sarebbe, secondo me, un errore, e lo dico nel senso del messaggio. Il messaggio che passa all'elettorato, ai cittadini, è devastante, cioè che alla fine sono tutti uguali, che è quello su cui poi marcia il populismo, sono tutti uguali, non c'è differenza, e si alleano perché comunque l'unica cosa che interessa è la poltrona. Questo messaggio è devastante e indebolisce la democrazia. Per quanto riguarda Libere e Uguali, non ho dubbi che noi si starebbe dignitosamente all'opposizione. Io penso che su certi principi, sui valori, non si può negoziare, e dunque non sempre è possibile trovare un accordo. Ricordo anche che questa possibilità va in qualche modo a riabilitare Berlusconi, che è stato condannato in via definitiva, che non può neanche tornare in Parlamento, e dunque sarebbe proprio un capolavoro da parte del PD e dei suoi alleati. Senta, Presidente, a proposito di Berlusconi, no? Berlusconi sta facendo già scouting, pensando al dopovoto, rivolgendosi ai grillini ribelli fuoriusciti, ha detto: venite da noi, vi accogliamo, basta che firmiate il nostro programma. Che ne pensa? Ma che ne devo pensare? Cioè, ma come hanno fatto intanto le liste questi del Movimento 5 Stelle? Perché veramente non si capisce come l'abbiano fatte. Poi qui si comincia, cioè ci sono i fuoriusciti prima ancora di iniziare la legislatura, e c'è anche chi va a cercarli e accaparrarseli. Cioè è uno spettacolo veramente poco edificante per la politica. Senta, lei ha detto, mi pare, che il Movimento 5 Stelle non è né progressista né di sinistra, ma secondo lei perché ha tanti consensi? Perché lavora sul senso di frustrazione delle persone, perché sfrutta il bisogno delle persone, la rabbia che c'è
tra chi si è sentito escluso negli ultimi anni, i delusi. Molti hanno votato il Movimento 5 Stelle provenendo dall'area di sinistra, si sono turati il naso e per rabbia hanno votato Movimento 5 Stelle. Allora io oggi voglio dire che c'è una forza politica nuova che invece mette al centro i valori della giustizia sociale, ecco, vuole combattere la disuguaglianza, vuole portare all'attenzione le questioni di genere che sono state trascurate per troppo tempo, quindi io dico a queste persone: oggi ci avete una casa, oggi c'è una casa e quella casa si chiama Libere Uguali, quindi non c'è più bisogno di turarsi il naso, potete venire con noi, partecipare alla nostra campagna elettorale, perché adesso quei principi hanno una concretezza e dunque noi abbiamo in qualche modo riempito un vuoto che si è creato negli anni, perché il Partito Democratico sempre di più ha lasciato i principi e i valori della sinistra per prendere una strada diversa. Ecco, i delusi oggi devono sapere che c'è un'alternativa e quindi non restate a casa quando sarà il 4 marzo, sì, e cercate di, ecco, focalizzarvi sul voto, ricordate che c'è Libere Uguali che vuole dare una risposta ai bisogni delle persone. Senta, Presidente Boldrini, le voglio fare una domanda su un altro tema che le sta molto a cuore, no? Lei l'altro giorno ha detto che i gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti. Questa è la premessa. Allora, in un'intervista ieri Panza ha detto che l'allarme antifascista è una fesseria. Berlusconi ha detto che il fascismo è morto e sepolto e che il vero pericolo viene dai centri sociali. Qualcun altro, proprio replicando alle sue parole dell'altro giorno, ha detto: guardate che oggi i movimenti più pericolosi sono i no global, i no tap, appunto i centri sociali, e sono tutti nell'orbita della sinistra. Perché allora non anche quelli? Allora, intanto io condanno ogni forma di violenza, la condanno senza se e senza ma. E voglio dire ai violenti di non usare l'antifascismo per, come dire, giustificare le loro, sì, azioni, perché l'antifascismo è una cultura pacifista, di pace, quindi di non toccare questi valori, perché se sono violenti vuol dire che non conoscono i valori dell'antifascismo, quindi di non strumentalizzare l'antifascismo. Violenza e antifascismo sono due cose diverse. Per quanto riguarda i gruppi di ispirazione fascista, io mi sono limitata a richiamare la Costituzione e il nostro ordinamento. Siccome oggi ci sono gruppi che si richiamano apertamente al fascismo, io ritengo che quei gruppi vadano sciolti. Negli anni 70 questo è accaduto, ci sono stati dei processi, ci sono stati delle condanne, a seguito di questo alcuni gruppi sono stati sciolti. Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, quindi sì, non è che non si può fare, si può fare. Ma le posso chiedere, scusi, la mia considerazione era proprio in questo senso. Ma lei scioglierebbe, no scusi, proprio per capire, anche per chi ci segue, scioglierebbe Casa Pound, scioglierebbe Forza Nuova, che farebbe? Guardi, non sta a me decidere quale gruppo va sciolto, non sovrapponiamo anche, le competenze e i poteri dello Stato. Io ritengo che c'è una questione oggi da attenzionare, sì, e che quindi questi gruppi, a mio avviso, devono essere sciolti, ma per scioglierli non ci vuole una richiesta da parte del Presidente della Camera, ma ci vuole un'azione della magistratura, sì, in applicazione della legge Scelba e della legge Mancino. Senta, a proposito di questo argomento, poi le faccio un'altra domanda, così usciamo da questa questione. Ieri sera, non so se ha sentito, a Palermo è stato aggredito il responsabile provinciale di Forza Nuova. Il leader di Forza Nuova, Fiore, ha detto che c'è una campagna d'odio nei loro confronti. Ha qualcosa da dire rispetto a questo episodio? Beh, condanno questo episodio, lo condanno fortemente, una modalità brutta, e quindi penso e mi auguro appunto che sia fatta chiarezza, che la magistratura indaghi e che applichi tutte le misure necessarie. Senta, vedete, il caso De Luca e i rifiuti in Campania cosa ci insegna? No, vabbè, caso De Luca, c'è un'inchiesta della magistratura, io non voglio entrare nel merito in questo momento, aspettiamo l'esito dell'inchiesta. Ecco, per chiudere le voglio chiedere questo: qual è il ricordo più forte, più bello che conserverà di questi anni alla guida della Camera?
Allora, sicuramente il 25 novembre scorso, quando alla Camera ho invitato 1400 donne, era la giornata contro la violenza sulle donne, e sono venute da tutta Italia. Abbiamo avuto un esito strepitoso di questo invito. Ho dovuto aprire anche altre sale, la sala della Regina, la sala della Lupa, perché in aula ci sono 630 posti e dunque non c'era spazio per tutte. Queste donne, con il loro coraggio, la loro forza, si sono alzate, hanno raccontato della loro storia di violenza, ma anche della loro storia di riscatto. Si può uscire dalla violenza, lo hanno fatto in diretta televisiva e hanno dato la forza a tante altre donne che da casa hanno seguito, ecco, quello che avveniva nell'aula di Montecitorio. Sì. E questa sciarpa qui, che io porto sempre al collo, sì, ecco, quel giorno mi è stata regalata, non so da chi, ma questa sciarpa simboleggia il mio impegno, l'impegno di una vita accanto alle donne, per i diritti delle donne, perché se le donne vanno avanti, tutta la società ci guadagna. E allora, se io sarò eletta, la prima cosa che farò, depositerò una proposta di legge per un piano straordinario sull'occupazione e l'imprenditoria femminile, sì, perché ritengo che questo punto sia cruciale sia per la produttività, perché quando le donne lavorano la produttività aumenta, ma anche perché ritengo che quando le donne hanno un lavoro si sentono anche più sicure di poter pensare a fare figli e dunque di poter avere una vita più strutturata, sì, se lo desiderano e se lo vogliono. Senti, proprio in un titolo, in un flash, è il giorno che cancellerebbe dal calendario? Beh, quando non siamo riusciti, insomma, quando il Parlamento si è trovato in difficoltà per l'elezione del Presidente della Repubblica. Della Repubblica. Io ringrazio molto la Presidente Laura Boldrini, ovviamente in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Io mi occupo del trasporto dei ragazzi disabili da ormai 12 anni quasi, e Luca è con me credo ormai dal primo giorno, sì. In azienda ormai stiamo perdendo parte del lavoro perché è subentrata un'azienda, un'associazione per essere così precisi, la quale comunque non sta garantendo il rientro e l'assorbimento di tutti i dipendenti, che in questo momento sono intorno ai 180. La ASL Roma 2 ha indetto un bando di gara per il trasporto di diversamente abili, privilegiando sostanzialmente il prezzo nella misura del 70% rispetto alla qualità. La conseguenza è stata che una ditta ha presentato un'offerta notevolmente inferiore al prezzo di gara di 8 milioni, di circa 1 milione e 6, per cui è diventata naturalmente aggiudicataria. La ASL ha aggiudicato il servizio direttamente a questa associazione, non pensando e non valutando né noi dipendenti né tanto più loro. Voi avete stilato anche una lista con i dipendenti che sono entrati in mobilità. È un cambio appalto, non è proprio un licenziamento, dovrebbero essere assorbiti, ripeto, alle stesse condizioni. Di fatto comunque non lavoreranno più per voi. Noi abbiamo una proroga del servizio attualmente fino al 28 febbraio. Lei da quanto tempo lavora qua? 11 anni. Inizia a che ora la mattina? Il mio alle 6.40 al primo utente, fino a portare tutti quanti a scuola alle 9.30. Lei è in quella lista? Io sono in quella lista, io e mio marito. In tutto quanto avete di reddito, quanto guadagnate? Mio marito prende intorno alle 7.80, 8, non una cosa del genere, io prendo 5.60. Verremo riassorbiti comunque poi con un contratto inferiore a quello che è oggi. È chiaro che con un abbassamento delle ore e portarla con una chiusura a 18 ore, e lo stipendio si abbasserà dell'incirca di 300 euro. 2,50, quello che sia, ma sono tanti. Si rendono conto già da un battito di ciglia se il ragazzo ha problemi o meno. Quindi per noi è una garanzia sapere che ci sono delle persone sopra il pulmino che sono attente a queste problematiche, perché ogni ragazzo di loro ha dei problemi. Adesso cambiano gli assistenti, cambiano gli autisti. I nostri figli? Fino al 28 febbraio abbiamo comunque lavoro. Qualche speranza. E dobbiamo cercare di chiudere gli accordi con l'altra società per poter portare alle stesse condizioni i lavoratori dall'altra parte. Se applicano la clausola sociale sul quale ci batteremo come sindacato, verranno trasferiti nelle altre aziende.
domanda. Se in Italia passa un concetto che si possono fare gare a ribasso e quindi si può andare a risparmiare su un servizio sociale così alto e così elevato quale il trasporto disabili, credo che sta passando una cosa che porterà tutte le stazioni appaltanti della sanità del Lazio a fare gare a ribasso. Annalisa, tu sei una lavoratrice dei call center, negli ultimi sì. tempi hai lavorato in call center, che realtà è? È una triste realtà, una realtà di sfruttamento, dove donne, uomini vanno a lavorare 6-4 ore o pagate pochissimo o addirittura non pagate affatto, con la promessa di essere rimborsate se e quando arriveranno i soldi da parte di chi dà loro le commesse. Per un mese di lavoro anche 100 euro, c'è cioè chi ha preso 92 euro, neanche un euro al giorno, sì. Noi svolgevamo un servizio presso una grossa multinazionale di telefonia e proponevamo alle persone, ai clienti, i contratti telefonici. Loro proponevano, tramite annunci su internet, dei compensi appetibili, motivo per il quale sono andata nella speranza di percepire quanto loro promettevano, ma non è stato assolutamente così, assolutamente. Quanto tempo hai lavorato? Ho lavorato 2 mesi e mezzo. Per prendere alla fine cosa? 100 euro. Adesso non lavori neanche più? No, adesso non lavoro più. Ma perché hanno chiuso il call center? Sì, sì, hanno chiuso il call center. Con che giustificazione? Non era regolare nulla. Non eravamo proprio assunte, eravamo tutte a nero. Non è stato dato quanto loro avevano stabilito in sede di colloquio. Gli uffici, diciamo, il posto dove stavate fisicamente, che cos'erano? Dei posti normali? No, se parliamo del primo, quello in via Bari, è davvero un sottoscala. Postazioni vicinissime l'una all'altro, posti sporchi, bagno non agibile. Noi facevamo la colletta anche per comprare la carta igienica. Per non parlare delle persone che in sala gridano, ti gridano all'orecchio tutto il giorno, chiudete i contratti altrimenti ve ne andate a casa. Io ho studiato tanto, ho lavorato per tanti anni, anche come responsabile, per cui adesso mi adatto. Però io devo pensare al mio futuro, ho una bambina e non posso permettermi di stare in un posto a nero. Il discorso call center ormai è chiuso per me, però spero di trovare qualcosa di più solido, di più stabile. Non voglio pensare che tutti prendano in giro, non voglio crederci. Mi hanno spiegato che praticamente non c'era nessun fisso mensile, feci 11 pezzi, mi hanno dato soltanto una retribuzione di 200 euro, non ho ricevuto ancora nulla oltre quelle 200 euro, che comunque non erano neanche la metà parte di quello che mi doveva essere retribuito. Sto cercando, ma non c'è nulla. Sono stata contattata da un altro call center, mi hanno detto se vuoi sono 300 euro al mese, oppure 200 euro al mese e lavori da casa. E che ci faccio? Per chi erano le commesse del call center presso cui lavorava? Tim, prima di questi episodi qui, hanno sempre comunque pagato secondo la retribuzione regolare, i contratti effettuati di più ti venivano corrisposti. Secondo il contratto nazionale sarebbero 6,51 euro lorde all'ora. Lì non pagavano proprio a costo orario, bensì praticamente se si effettuavano nell'arco di un mese 6 contratti, allora avevamo diritto a un fisso di 500 euro lorde. Nel mese di dicembre, quindi entro il 30 dicembre, io ho effettuato, no, più di 6 contratti. Io non ho avuto niente, zero. Che giustificazione? Che io ho iniziato a metà dicembre e quindi non ne avevo diritto. Diciamo che l'ho costretta a tornare sul luogo di lavoro dal quale è stato licenziato pochi giorni fa. Sì, in effetti io fino al 12 di gennaio ero su una di quelle due cupolette con la prospettiva di poi andare a lavorare sull'altra. Poi improvvisamente, senza preavviso, sono stato licenziato dall'azienda. Lei è un restauratore di lungo corso? Sì, sono quasi 30 anni che lavoro nel settore e ho avuto la fortuna di lavorare quasi sempre, a differenza di tanti colleghi, e ho cominciato a lavorare mentre studiavo ancora all'Accademia delle Belle Arti, e questo era nell'89. Con questa ditta ha detto che lavora da 15 anni, come mai l'hanno licenziata?
penso per un problema di abbattimento dei costi, credo. C'erano grandi prospettive qui dentro in Vaticano. La ditta era forte di due appalti appena ottenuti, con due committenze diverse, i Musei Vaticani e la Fabbrica di San Pietro. Eppure il 12 di gennaio, senza preavviso, appunto, come dicevo prima, siamo stati licenziati io e altri tre colleghi, due restauratrici ed un operaio. Nel frattempo hanno continuato a lavorare persone che comunque sono entrate in ditta dopo di noi, con forme di collaborazione che non erano contratti a tempo indeterminato come quelli che avevamo noi. Quindi partite IVA per lo più, e il licenziamento peraltro è venuto senza tener conto dell'anzianità di servizio. Tutto questo dopo aver insieme a questa azienda fatto restauri molto importanti, ci dice quelli che, diciamo così, racconta con più orgoglio? Tutte le proprietà praticamente della famiglia Doria Panfili, Galleria Doria Panfili, Collegio Innocenziano a Piazza Navona, ma Montecitorio, e lo stesso Ministero dei Beni Culturali, la facciata, la Pinacoteca Vaticana, sempre la facciata esterna, più la Basilica di San Pietro in tutto l'absi del paramento murario, considerato che l'azienda per cui lavoravo è da una decina d'anni che lavora appunto qui dentro. Ecco, questo lavoro che lei stava realizzando lassù accanto alla cupola, lei ha detto la cupoletta, in cosa consisteva? La cupola gregoriana, per l'esattezza era, e consisteva nella puritura, nel ripristino, nel consolidamento del paramento murario. Qui era un lavoro tutto sul lapideo fondamentalmente, in più c'era la sommità bronzea, gli elementi, la croce e la sfera, quindi anche lì un ripristino della situazione, insomma. Voi siete inquadrati come dei muratori di, diciamo, alta qualità, alto livello? Sì, operai specializzati, ma nella migliore delle ipotesi questo, perché diciamo che il contratto edile è la forma migliore che i restauratori possono trovare oggi sul mercato. Voi pochi giorni fa avete manifestato proprio? Abbiamo manifestato davanti al Ministero dei Beni Culturali per sollecitare un discorso che va avanti da anni, cioè quello del famoso albo dei professionali e dei restauratori. Siamo in una sorta di limbo, costretti a lavorare in maniera precaria e anche purtroppo ricattabili dai datori di lavoro. Scolpire il proprio corpo in pausa pranzo, correre, tenersi in forma, chiacchierare con i colleghi. Il tutto senza uscire dall'ufficio. Non siamo nel Nord Europa, ma a Genova, e l'azienda che ha deciso di investire nella salute dei propri dipendenti è la Banca Passadore, un istituto che quest'anno compie 130 anni di storia. Scendendo qualche rampa di scale di un austero palazzo tutto marmi e legni pregiati, si arriva in quel che un tempo era la posta aziendale. Oggi qui c'è una palestra all'ultimo grido, con macchinari che addirittura producono energia elettrica mentre si pedala. E a rendere il tutto ancora più familiare c'è un istruttore che non ti aspetti, un serioso bancario, una vita passata tra titoli e bonifici, che ha sfilato la giacca, ha indossato la tuta e adesso aiuta i suoi colleghi a stare meglio. Io possiedo un diploma di ISEF, conseguito molti anni fa e non utilizzato per quasi 40 anni, e adesso invece la banca ha deciso di offrire ai colleghi questa opportunità e quindi hanno sfruttato, insomma, il mio titolo di studio. Attualmente è appena aperta, comunque la frequenza è già notevole, siamo intorno al 40%, sono un'ottantina di persone. E nella pausa pranzo c'è una grande affluenza, e anche alla chiusura degli sportelli fino alle 7 di sera siamo aperti. Nella loro nuova palestra i bancari della Passadore hanno trovato un luogo divertente e attraverso il fitness possono conoscersi meglio e socializzare. Hanno anche varato un codice, fatto di una norma sola. L'unica regola che ci siamo dati è quella che qui dentro non si parla di lavoro e non abbiamo più la scusa per poter dire non abbiamo tempo di andare in palestra. Più o meno tre volte alla settimana, l'orario che preferisco è quello alle 16:45 oppure pausa pranzo, a seconda poi degli impegni di tutti i giorni. La cosa bella è di stare anche insieme con altri colleghi con cui durante la settimana magari ci si incrocia alla macchinetta del caffè, ma non si parla mai, invece è l'occasione per socializzare assolutamente.
La palestra è solo una delle tante offerte di welfare messe in campo da questa banca. Per mamme e papà è disponibile un asilo nido, che Passadore condivide con il RINA, il Registro Navale Italiano. Un benefit apprezzatissimo dalle famiglie, vista la costante difficoltà di trovare un posto per i propri bimbi a prezzi ragionevoli. E poi, visto che le agende degli impiegati d'oggi sono fittissime e a casa non c'è quasi mai nessuno, ecco il concierge aziendale. Ritira e spedisce pacchi e fa commissioni per conto dei colleghi. La mia mansione principale è quella dello smistamento dei pacchi, che viene nell'arco di tutta la giornata, dal mattino alla sera, e la sera, quando i dipendenti escono, possono ritirare il proprio pacco. Amazon principalmente, poi ci sono altri vari corrieri che portano i pacchi qua. Possono spedire e possono fare anche tutti i resi, sia alle poste che per corriere. Inoltre faccio anche delle commissioni personali, che possono andare anche dal pagamento di bollettini postali fino anche alla prenotazione e ritiro di referti medici, quindi anche in farmacia o nelle strutture tipo le ASL principalmente. Una sede scelta il più lontano possibile dall'Ilva, in un'antica masseria ristrutturata rispettando tradizione e territorio. Una bellezza che sembra non appartenere alla città che un recente rapporto statistico ha piazzato al penultimo posto in Italia per qualità della vita. Ligi Tecnologie Medicali è stata fondata nel 1993 dall'ingegner Giuseppe D'Ippolito e da sua moglie Liliana Guarini. Che storia è la sua? Noi nel 92, quando abbiamo creato la nostra società, fondamentalmente il nostro obiettivo era essere una piccola Microsoft del settore, cioè produrre il software, che è un po' il cervello, che serve per rilevare i dati e poi guidare le macchine, cosa che noi abbiamo fatto dal 92 al 99. Poi nel 99, per una serie di vicissitudini commerciali, diciamo, abbiamo invece attivato questo progetto fondamentale che ci ha portato a realizzare l'intero sistema. Quali parti del mondo lei esporta questo suo gioiello? Ma guardi, noi abbiamo il nostro sistema dalla Norvegia all'Australia. Il punto è che la nostra è una piccola realtà e quindi noi ci troviamo a competere con delle multinazionali che sono molto più grosse di noi, e quindi diciamo la nostra azione di marketing in realtà è mirata ai chirurghi che hanno effettivamente interesse a ottimizzare questo processo chirurgico. C'è stato mai un pregiudizio? Sul territorio sì, assolutamente. Tanti anni fa, credo si possa dire, ci dicevano: vabbè, che capiscono quelli che sono di Taranto, quindi ci vengono ad insegnare o a dire, o hanno questa presunzione. Oggi guidare lo spot di un laser sulla cornea per eseguire un intervento personalizzato in funzione delle necessità del paziente per ottimizzare la visione e ridurre l'invasività del trattamento è il fiore all'occhiello di questa azienda, che dà lavoro a circa 30 giovani. Siamo 25 dipendenti, di cui l'80% laureato, normalmente in ingegneria, ma in generale in discipline scientifiche. Alcuni di noi hanno anche il dottorato di ricerca, quindi comunque si tratta di un'istruzione sicuramente di alto livello. Io penso che noi siamo una mosca bianca, sicuramente nel meridione, ma soprattutto penso anche in tutto il territorio italiano, perché facciamo molta ricerca e sviluppo. La nostra azienda spende medialmente il 30% del fatturato in ricerca, noi spendiamo mediamente da 1,5 milioni a 2 milioni di euro. Sicuramente nella mente di tutti è passata l'idea di andare a cercare fortuna in altri luoghi, ma siamo in un contesto particolare e facciamo un lavoro unico nel panorama sia locale che nazionale. Adesso vogliamo anche realizzare una sala operatoria per sperimentazione clinica, e questo nuovo progetto comporterà fondamentalmente un raddoppio dei nostri dipendenti. Dovremmo passare dai circa 25-30 attuali a circa 50-60. Noi non abbiamo la fogna. Non si può fare una sala operatoria? Assolutamente. Purtroppo l'amministrazione qui dà autorizzazione a attività che sicuramente non hanno niente a che vedere col contesto, come per esempio installazioni di circhi o giostre, che capisce bene comunque hanno un impatto negativo per tutti praticamente i clienti e i potenziali clienti che ci vengono a visitare. Casa dolce casa, ma quanto mi costi? Il bene più amato dagli italiani ha bisogno di un poco di attenzione in più. Rappresenta infatti un'ampia fetta dell'economia del bel paese, ma in larga parte se ne va in tasse. E così arriva un manifesto in 10 punti per il rilancio del settore immobiliare in Italia. Lo presentano unite le associazioni di settore ed il piatto forte è appunto la detassazione del comparto.
questo è un comparto che dal 2011 in poi ha perso 750.000 posti di lavoro, ha visto la ricchezza degli italiani e quindi delle famiglie italiane ridursi del 35%, e è un settore che coinvolge grande fetta delle popolazioni. Quindi dal 2011 le tasse nel 2010 erano 9 miliardi e mezzo, oggi ci troviamo a 25 miliardi di patrimoniale più altri 25. Ancora una volta siamo ultimi nella classifica europea dei 28 paesi europei, perché i prezzi delle case calano solo in Italia ormai da 7 anni, mentre in tutti gli altri paesi l'aumento dei valori accompagna anche la ripresa dell'intera economia. A questo paese mancano 2 punti di PIL, che sono quelli dell'immobiliare. Vogliamo una cabina di regia al governo per parlare del futuro dell'immobiliare. Da Monti in poi si sono fatti degli errori strategici che hanno determinato di fatto 750.000 posti di lavoro persi, un disvalore degli immobili degli italiani di circa il 30%, addirittura alcuni di essi incommerciabili se pensiamo a quelli delle periferie, e una difficoltà di intendere oggi l'immobile, la casa, anziché come un investimento, in realtà un centro di costo. Vogliamo abolire tutte le patrimoniali, cioè la Tari, quella che si applica sulla spazzatura di tutti i giorni, che in realtà paghiamo sui metri quadrati e non effettivamente sul conferimento, sulla Tasi e sull'Imu, per ripristinare una service tax, cioè quella tassa che i comuni applicano agli immobili e in funzione della quale rendono servizi. Il nostro manifesto, le nostre 10 proposte sono tanti messaggi e tante singole misure che chiediamo alla politica nella prossima legislatura, dalla liberalizzazione degli affitti commerciali per far sì che si cominci a smettere di vedere tanti negozi sfitti, insieme alla detassazione dei locali commerciali affittati attraverso la cedolare secca, che tanto successo ha avuto nell'abitativo, a maggiori garanzie per i proprietari che danno in affitto gli immobili al momento in cui quegli immobili devono essere liberati, fino alla stabilizzazione delle misure importanti che ci sono già di incentivo per gli interventi sugli immobili, risparmio energetico, antisismica, ristrutturazione. Allora, tra poco il nostro Paolo sotto corona, la domanda è: ma questo gelo artico annunciato da qualche giorno c'è, non c'è, quant'è in sintonia con la stagione che stiamo vivendo e quanto è anomalo? Insomma, a noi piacciono le previsioni chiare e serie, quindi andiamo da Paolo sotto corona. Sì, buongiorno, vediamo cosa ci dice oggi la famosa carta inglese, quella che presenta l'Italia in orizzontale. Ecco, vicino all'Italia c'è questa perturbazione segnata con questa linea nera, ma soprattutto l'alta pressione che si trova sull'Europa settentrionale è in una posizione per noi non particolarmente favorevole, perché la rotazione oraria porta i venti freddi da est, ed ecco l'aria fredda che sta entrando già e che entrerà ancora nelle prossime ore. Vediamo con questa carta, che è quella presa da dal sito dell'Amma Toscana. E allora, per oggi il maltempo è previsto su tutte le regioni, un po' al di fuori le isole maggiori, ma vedete che dal nord-ovest, sulle zone centrali e anche su parte del sud c'è questo maltempo forte, precipitazioni abbondanti. Quella linea, quella perturbazione che abbiamo visto funziona dal suo punto di vista. Guardate come cambia: domenica si attenua un poco questo maltempo, rimangono precipitazioni deboli ovunque, localmente moderate, ma il maltempo più forte si sposta verso est. Lunedì teoricamente c'è un ulteriore miglioramento, soprattutto al nord, ancora maltempo al centro e al sud, però tenete conto che lunedì c'è l'ingresso forte di aria fredda che prende il nord. Se il tempo migliora, la quantità poi di nevicate al suolo è minore; se invece il tempo rimane molto instabile, ovviamente gli effetti sono diversi. Vedremo appunto che cosa succede, però insomma questa fase fredda, come dire, questa volta c'è.
La foto conclusiva, non c'è quasi niente di meteorologico, ce l'ha mandata Salvatore da Sant'Alessio, siamo in provincia di Messina, ma queste fasce di colore così col mare assolutamente fermo e tranquillo, è una di quelle foto così tranquillizzanti, riposanti, non lo so, a me sembrano così. Questo è il metodo con cui ci stanno ammazzando e stanno ammazzando la mia gente, perché qui stiamo parlando della Campania e della Terra dei Fuochi, e se noi vogliamo cominciare a ripristinare un minimo di legalità in queste regioni come nel resto d'Italia, dobbiamo mandare a casa questi partiti assassini delle persone, assassini della mia gente. Sono gli assassini politici dei cittadini che stanno morendo di tumore a causa dell'interramento illecito dei rifiuti, a causa dello sversamento illecito dei rifiuti. Poi qualcuno dirà sembra una puntata di Gomorra, ma in Gomorra i camorristi fanno paura, ma qui questi partiti si comportano peggio dei camorristi. Il sistema è complessissimo e si sta affrontando da tantissimi punti di vista, tra i quali l'armonizzazione delle normative fiscali, eccetera. C'è un percorso che è lungo e complesso. Quello che noi chiediamo alla commissaria oggi sono due cose molto operative e più semplici. Una più semplice, una lievemente più complessa, ma comunque tutte e due gestibili. La prima è quella di verificare, ed è nei suoi doveri e nei suoi poteri, se ci sono stato un uso di aiuti di Stato illegittimi da parte su due casi Honeywell e Embraco, e la seconda quella di verificare se la proposta di costruzione di un fondo di aggiustamento, fatemelo tradurre così, della globalizzazione da parte del governo italiano che aumenti l'intensità degli aiuti concessi nei casi di deindustrializzazione è una cosa fattibile. Il 4 marzo si dovranno vedere i risultati elettorali e dopo bisognerà stabilire cosa fare. E oggi, quando si parla di un 40% di ancora indeciso rispetto al proprio voto, mi pare assolutamente prematuro parlare di tutto ciò. Questo ormai non è un impegno politico, ormai è un impegno morale che sento dentro di me, che è una scelta di giustizia. La prima legge che andiamo a cancellare è la legge Fornero, che sta rovinando la vita dei milioni di italiani, e rubando il futuro ai giovani, soprattutto, rubando il futuro ai giovani che per lavorare devono scappare. Poi ne abbiamo, sono entrato a Treviso in macchina. Ho trovato il primo trevigiano dopo un quarto d'ora. Una campagna di aggressione mediatica, pseudo-giornalistica contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata. Una operazione camorristica e squadristica nei nostri confronti che parte dal tema della gestione dei rifiuti. Questa operazione è la migliore conferma che nella regione Campania stiamo buttando fuori la camorra e tutti gli interessi oscuri che si sono nascosti dietro la gestione del ciclo dei rifiuti. Saremo in piazza al Partito Democratico il 24 per rimarcare i nostri valori, che sono i valori da cui veniamo, quelli dei nostri nonni, quelli dei nostri genitori, sono i valori ovviamente dell'antifascismo, ma sono i valori, io voglio sperare, voglio augurarmi, di tutti gli italiani, perché sono i valori da cui è nata la nostra Costituzione e sono i valori in cui tutti dovremmo riconoscerci. Perché credo che pagine del nostro passato in cui sono state fatte leggi razziali, in cui sono state limitate le libertà personali dei cittadini, le libertà politiche, e si è agito anche con la violenza nei confronti di cittadini italiani, credo che siano pagine che dovremmo metterci tutte alle spalle e vivere, diciamo, i valori della Costituzione pienamente tutti, e noi saremo in piazza per dimostrarlo e per rimarcarlo. Io ripeto spesso, e ci tengo a farlo anche qui, che questa seconda stagione di riforme non deve essere immaginata come una stagione di improbabili miracoli. Poi, se qualcuno è in grado di fare miracoli,
ben venga. Però non credo che sia utile nei confronti dell'opinione pubblica immaginare la stagione che abbiamo davanti come una stagione di miracoli, perché dietro questa illusione c'è il rischio di immaginare la possibilità di mettere in discussione o addirittura di cancellare i grandi passi in avanti che sono stati fatti in questi anni. La famiglia De Luca è una famiglia patriarcale, se il figlio è coinvolto in un sistema corruttivo che sembrava così ben organizzato, con le tangenti al 15% per smaltire le ecoballe che poi sono il grande cavallo di battaglia di De Luca, è chiaro che non si possa muovere una foglia che De Luca non sappia, e quindi va rivisto tutto il sistema. Chi è corrotto deve andarsene via dalla regione Campania, e questo sistema De Luca spero che finisca il prima possibile. E anche per questo sabato è tutto, grazie di averlo passato con Coffee Break. L'appuntamento è per lunedì prossimo, come sempre alle 9.40, vivremo l'ultima molto intensa, è facile prevederlo, settimana di campagna elettorale e poi il voto di domenica 4 marzo. Cosa dirvi? Passate una buona domenica lunedì.